L'assessore Mollo, poi qui in sala ci sono anche tanti genitori, quindi che vanno a scuola, è importante avere degli insegnanti qualificati, che magari rimangono anche più di un anno, che torino nel sud Italia, poi parleremo di questo con il ministro, con i regolatori. Abbiamo anche il problema che i nostri figli quando vanno a scuola devono essere sicuri. Quanti di voi si ricordano la tragedia, ad esempio, che è accaduta a Torino, che è accaduta una contro su dittatura? Ma io credo che questo sia un tema importantissimo. Il ministro ha sottolineato il dato economico, impressionante, perché 1 miliardo di euro rispetto a un fabbisogno di edilizia scolastica che è sempre più bisognoso e sul quale poi anche la provincia ha delle competenze precise, sia un dato economico assolutamente significativo. Io credo che si possa e si debba invece lavorare sulla sicurezza, anche preventiva. Parlavamo prima di un'azione che col direttore Colosio stiamo mettendo in campo, che è un'azione che vede impegnato il provveditorato regionale, la protezione civile e gli ufficiali in congedo dell'esercito. Noi crediamo che sviluppare una serie di moduli formativi che consentono ai giovani, soprattutto in età adolescenziale, di prepararsi alla vita, a una vita che è sempre più impegnativa, soprattutto eliminando fenomeni devianti che spesso sono frutto anche di, direi, messaggi distorti che arrivano dai media, ma che arrivano anche da una tendenza a lavorare non più in gruppo, non più in squadra, ma un individualismo sfrenato che li porta poi ad atteggiamenti devianti. Io credo che sia un ottimo lavoro e questa è un'iniziativa che proprio il provveditore regionale, il dottor Colosio, ha voluto sottoporre all'assessorato che dirigo, e pensiamo che si possa fare un enorme lavoro che si svilupperà ovviamente a partire dalle aree più interessanti. Milano è l'area centrale, ma poi Brescia, dove è nato questo progetto e dove ha dato ottimi risultati. Risultati che le famiglie hanno verificato sul campo, quindi con, direi, un'azione anche rasserenante per i ragazzi, ma che soprattutto gli insegnanti hanno poi constatato, perché tutti i fenomeni sono andati man mano a scemare. Quindi un impegno minore da parte dei docenti e soprattutto un equilibrio che si va a creare nei giovani. Noi pensiamo che azioni come queste siano fondamentali, così come un utilizzo della polizia locale, i classi civili, a stretto contatto con le aree di maggiore interesse, quindi le scuole, e soprattutto non con le ronde intese in senso classico che non appartengono neanche alla nostra cultura, ma ad esempio con le associazioni dei carabinieri, con i nonni, che possono presidiare queste aree critiche, anche perché la prevenzione non è mai abbastanza, e prevenire vuol dire evitare un reato, mentre invece reprimere vuol dire comunque sia prendere atto che un reato è stato commesso. Io credo che questo grande lavoro che stiamo sviluppando con Colosio vada proprio nel senso di una sicurezza più diffusa, alla quale Simona poi stava ponendo una domanda, ma le risposte arrivano anche in maniera, direi, meno tradizionale, non semplicemente adoperando il portafoglio, ma con un po' di creatività che in politica aiuta.